Presentati l'Hotel Cappello dall'onorevole Raisi, i candidati ravennati di Futura Libertà per le prossime elezioni politiche. Sono il coordinatore provinciale Sergio Covato, l'imprenditore Giovanni Fortunato, la biologa Nicoletta Galigani e il giovane educatore Piero Mongelli. Il territorio ravennate purtroppo sconta dei problemi che ormai si trascina da lungo tempo. Uno per tutto è l'isolamento commerciale che gli deriva da una scarsa valorizzazione del porto commerciale che invece potrebbe avere in sé delle potenzialità enormi. Porto commerciale su cui a nostro modo di vedere influiscono anche scelte più che altro vocate non tanto a uno sviluppo vero sotto il profilo imprenditoriale, ma vocate ad una sorta di controllo politico che nel corso di questi decenni è stato esercitato in particolar modo dalla sinistra. Siamo un grande sistema di un'Italia produttiva che lavora, però abbiamo dei punti dolenti come quelli che in effetti abbiamo elencato. Il porto, per questioni anche dell'ultimo governo, è rimasto un po' indietro rispetto magari alle realtà veneziane, non a caso magari per il ministro che ultimamente c'era a capo di queste realtà infrastrutturali. Gli aeroporti sono abbastanza scollegati rispetto alla nostra realtà e la zona turistica regge per l'ottima organizzazione locale, ma avrebbe necessità di un supporto di monitoraggio costante e permanente e quindi vediamo prioritario anche il collegamento tra le università e la realtà economica locale. Le nostre aziende hanno sedi nel Cesenate e tramite il porto di Ravenna veicoliamo, cioè importiamo merce dall'estero che poi distribuiamo in tutta Italia e dall'Italia parte sempre base porto di Ravenna o aziende che abbiamo nel Cesenate con la distribuzione in tutta Europa. Da Ravenna andiamo in Germania, in Austria, in Francia, in Danimarca, in Scandinavia, giriamo il mondo. Il porto di Ravenna è da anni che ci sta aiutando e necessita essere potenziato, essere competitivo, essere all'altezza nei servizi quali tali quanto magari i porti del nord dell'Adriatico, quali Trieste, Capodistria e Venezia, che ultimamente si sono potenziati con struttura e mezzi e persone e ci stanno portando via lavoro. Questo sarebbe un male per la nostra economia, sia Ravennate che Cesenate. Essere sceso in campo per Futuro Libertà mi è stato chiesto, per parecchi anni ho servito il mio paese, ho seguito governi con il ministro Alemanno nell'agricoltura quale consigliere tecnico, di conseguenza poi anche ho continuato le mie relazioni internazionali, il mio servizio anche con il ministro De Castro, perciò ho un'esperienza governativa, so di cosa sono le problematiche degli scambi internazionali, le problematiche dell'agricoltura, le problematiche del mio territorio. Vorrei lavorare sul territorio per far sì che il territorio possa sviluppare, specialmente nel settore dell'agricoltura, visto che l'agricoltura non è solamente frutta e verdura, comunque tutto il comparto di filiera, tutto ciò che ci va dietro. E in questi ultimi anni, con quello che è successo, siamo stati deficitari nel dare risposte a tutto quello che è la filiera agricola. Io vengo da Forza Italia perché a 18 anni mi sono iscritto lì perché credevo in Berlusconi, pensavo fosse diciamo, la salvezza del paese. E la mia famiglia è sempre stata di Alleanza Nazionale. Quando c'è stata l'alleanza del PDL io ero così contento che ho detto vai, finalmente tutti insieme per migliorare l'Italia, invece l'Italia è andata, secondo me, a terra, soprattutto per noi giovani. Ho scelto 2 anni fa di seguire Gianfranco Fini quando è stato cacciato perché Futuro Libertà è un progetto, a mio avviso, dove c'è nazione, legalità e merito, che sono le prime cose fondamentali, dove soprattutto da nord a sud la bandiera del tricolore deve sventolare nei balconi perché basta con queste discriminazioni nord-sud, tu sei del nord, tu sei del sud, sono cose che secondo me dobbiamo smettere di vedere e di sentire. Futuro Libertà dà secondo me una speranza a noi giovani per la meritocrazia, perché è da troppi anni che in Italia vanno avanti i figli di o se sei tesserato e quindi deve finire quest'epoca. L'epoca che deve andare adesso è un cambiamento soprattutto per l'Italia e soprattutto per una questione economica e che ci sia molto spazio per noi giovani e soprattutto ci sia la possibilità di andare da lavorare. Ma se non ci danno la possibilità, la nazione non cresce. Quindi questo è quello che penso e quello che dico ai giovani di non mollare e di credere sempre in qualcosa e nel bene, naturalmente. Federico Lega per Ravenna Web TV.